Buon pomeriggio, siamo qui con la dottoressa Drago, psicoterapeuta, per il convegno La parola al centro, a scuola per riconoscere, prevenire e contrastare la violenza di genere. All'interno di questo convegno si parlerà dell'amore tossico e manipolatore, ci saranno gli interventi di diversi docenti, relatori e appunto dottori. Bene. Perché abbiamo voluto questo incontro, questa tavola rotonda allargata alla città? Prima di tutto perché nel mese di febbraio ci siamo incontrati, poi ci siamo incontrati a maggio con l'altro liceo e anche a giugno, ed io mi sono innamorata di voi e ho pensato che tutto quello che avevamo fatto insieme non poteva essere qualcosa che doveva scivolare, ma doveva essere qualcosa che doveva rimanere e noi dovevamo condividerlo con altri. Perché sapete, io ho sempre pensato che il sapere, se resta da noi, è sapere morto. Se invece noi lo divulghiamo, lo condividiamo, diventa sapere di tutti. Quindi oggi che cosa abbiamo facciamo? Siamo il liceo Ivo Olivetti, il mio vecchio liceo, vi faccio notare, e anche della dottoressa Tarsi, al magistrato che verrà a relazionare sulle leggi in vigore in Italia sul maltrattamento, sul femminicidio, sulla protezione della donna. In genere saremo voi, prima di tutto, noi, i docenti, la dottoressa Tarsia, tutto il pubblico che vorrà venire. Vogliamo che tutti sappiano che cosa abbiamo fatto insieme. Non è granché forse quello che abbiamo fatto insieme. Secondo me invece è comunque in ogni caso una cosa bellissima. E siccome penso che tutti possano usufruirne, abbiamo messo la parola al centro. Perché la parola fa comunicazione. L'ultima relazione sarà la mia e sarà quella dell'ascolto. Perché non c'è parola senza ascolto. Pensa che quello di oggi sia un incontro che abbia come obiettivo effettivamente la divulgazione per far arrivare a più persone possibili questo messaggio? Sì, io lo penso fermamente. È stata un'idea piccola piccola che è nata a febbraio, si è fortificata nel tempo ed io voglio sperare che da qui ci sia la possibilità, da questo momento, da questa tavola rotonda, ci sia la possibilità di allargarlo ad altre scuole, alle ludoteche, ai luoghi di aggregazione, ovunque esso sia, perché penso che dobbiamo imparare a parlare di questa cosa, di parlare della prevenzione del maltrattamento, perché se non si fa prevenzione, io penso da qui a 20 anni noi parleremo ancora di femminicidio. Iniziamo adesso, capiamo quali sono i segnali, le avvisaglie della che ci fanno capire qual è l'inizio del maltrattamento, perché voi vi dovete ricordare sempre, io ve l'ho detto, non mi stancherò mai di ripeterlo, il maltrattamento o il femminicidio non è un lampo, una follia, ci sono tutti i segnali prima che ci spiegano che si finirà indiscutibilmente al maltrattamento. Quindi conoscerli prima può tutelarci molto più che forse molto più delle leggi. Le leggi ci vogliono e ci mancherebbe pure, perché noi dobbiamo avere la sicurezza delle nostre leggi. Prevenire però è sicuramente meglio che curare. Grazie mille, dottoressa. Grazie a voi, ragazzi. Buon pomeriggio, siamo qui col magistrato Olga Tarsia al convegno La parola al centro, a scuola per riconoscere, prevenire e contrastare la violenza di genere. Come stavamo appunto dicendo con la professoressa con la dottoressa Drago, questo convegno è mirato alla prevenzione, soprattutto nella fascia giovanile ed età scolastica, della violenza e dell'amore manipolatore. Cosa ci può dire di questo convegno? Allora, intanto vi dico questo, che già il titolo di questo convegno contiene tutto. Cioè, nella sintesi della presentazione del convegno c'è tutto. C'è la prevenzione, c'è la protezione della parte debole e c'è la punizione, la richiesta di punizione della vittima di reati di violenza. La violenza di genere è un fenomeno che penso che voi abbiate imparato almeno a conoscere verbalmente, spero non concretamente, perché sarebbe veramente troppo difficile. La scuola ha un compito importantissimo, quello di educare i giovani a creare dei rapporti non distorti, a creare una situazione di parità e di equilibrio nella coppia che eviti queste distorsioni che poi portano a fatti così gravi. Voi sapete, le cronache ogni giorno ci danno notizia di fatti violenti, di femminicidi, ma ancor prima anche di altri reati che incidono sulla dignità della persona e della donna. E contro questo bisogna combattere e cambiare un pochino la mentalità.
perché è un fatto culturale quello che bisogna affrontare, e voi lo sapete bene perché il PON pone al centro proprio questa cultura della parità nella scuola, che è fondamentale. Cosa si aspetta da questo incontro di oggi? Che riscontro pensa di avere? Mi aspetto che i giovani siano tanto sensibilizzati verso questo problema e che capiscano intanto nelle relazioni che intrattengono, ma non solo con ragazzi, partner, eccetera, ma anche nelle relazioni comuni, amicali, scolastiche, che imparino ad affermare la propria indipendenza, autonomia, la parità anche di diritti, e che soprattutto utilizzino la scuola come uno strumento fondamentale per poter realizzare qualcosa di importante anche nel tessuto sociale e porsi allo stesso livello degli uomini, superando così la diseguaglianza, che è un momento veramente di criticità e che crea queste situazioni di violenza cosiddette di genere. Grazie mille per la disponibilità. Grazie a voi. Qui all'incontro per la manipolazione, per prevenire la manipolazione e l'amore manipolatore, ormai di casa con Radio Ivo abbiamo Domenica Bumbaca, che parlerà insieme a noi di questo argomento. Cosa si aspetta da questo incontro che è stato programmato per la giornata di oggi? Più che aspettarmi, dico che intanto è importante esserci a questo incontro, un incontro che è già la parola stessa, la denominazione stessa di questo progetto è la parola al centro. La parola al centro proprio perché è importante confrontarsi, è importante parlare. Quindi mi aspetto sicuramente che i giovani possano esprimersi in maniera libera, in maniera diretta soprattutto, e lo faranno sicuramente con degli esperti. Lo faranno insieme ai propri coetanei, quindi mi aspetto anche che ci possa essere una risposta anche da altri vostri compagni, da vostre compagne, perché questo progetto proprio possa essere anche da input per chi oggi vive davvero una situazione anche di disagio, perché spesso pensiamo a qualcosa, magari parliamo di violenza di genere come un qualcosa di astratto, però effettivamente è un qualcosa che capita anche a scuola, tra i banchi di scuola, anche una semplice parola detta male, parola detta fuori posto, può davvero generare situazioni in cui la persona si può trovare a disagio. E oggi parliamo di violenza di genere, spesso pensiamo che solo la donna sia oggetto di violenza, ma ricordiamo che se oggi parliamo di pari opportunità lo facciamo per uomo e donna, quindi qualsiasi persona che oggi si sente un po' anche a disagio, attraverso questi incontri, oggi sicuramente è un incontro pubblico, ma le persone possono assolutamente sapere, i ragazzi devono sapere che ci sono le figure preposte, ci sono le figure professionisti proposti, e soprattutto c'è anche l'arma dei carabinieri come le forze dell'ordine, che sono assolutamente, anche per dialogare, sono con i ragazzi, sono soprattutto con quella che è la parte degli adolescenti. Quindi quale sarebbe un consiglio diretto che lei darebbe ai nostri ascoltatori di Radio Ivo che sono vittime, soggette a questo tipo di influenza manipolatrice? Sicuramente l'invito è quello a non sottovalutare nulla, non sottovalutare, a parlarne come dicevo prima con le persone titolate a farlo. Forse a volte tendiamo a confidarci con l'amico o con l'amica, però non pensiamo magari che l'amico può sicuramente supportarci, ma non forse risolvere quelli che potrebbero essere i nostri problemi. Quindi confidare sicuramente nelle istituzioni, confidare nelle persone che possono davvero darci una mano, e poi ripeto, non sottovalutare assolutamente nulla. Grazie mille. L'esperienza maturata lo scorso anno attraverso l'incontro con la psicoterapeuta dottoressa Drago ci ha permesso di comprendere che alcune dinamiche alla base delle relazioni affettive non sempre sono da considerarsi normali. Talvolta il bisogno di affetto e di accettazione ci portano a sottovalutare alcuni atteggiamenti. Le cure, le attenzioni che ci vengono riservate contribuiscono a rendere affascinante il potenziale manipolatore.
È difficile riuscire ad accettare che l'altro sia diverso da come inizialmente si è presentato ed è per questo che nonostante vediamo qualcosa che non va, lo nascondiamo a noi stessi. È difficile quindi chiedere aiuto, ammettere di aver sbagliato e parlarne con qualcuno. È ancora più difficile però riuscire a vedere se stessi come delle vittime, sentire di aver fallito, di non essere diventato ciò che la te bambina si aspettava, essere delusi per non essere riuscita a riconoscere i segni e per essersi lasciata trascinare in un incubo, una di quelle cose che non pensi mai possano capitare ad una persona come te. Grazie però al supporto degli amici, dei familiari, degli insegnanti e delle persone come la dottoressa Drago. Queste dinamiche possono essere superate. Dall'esperienza dello scorso anno abbiamo imparato che non bisogna avere paura di chiedere aiuto e che una fonte di voce di supporto possiamo essere anche noi. Se un nostro amico, compagno, conoscente, familiare si trova in una situazione del genere, non possiamo e non dobbiamo far finta di non vedere, perché anche il più piccolo dei gesti può incoraggiare a chiedere aiuto. Noi abbiamo raccolto le testimonianze di alcuni nostri coetanei, ognuno dei quali ha deciso di raccontare anonimamente parte delle emozioni che suscitava in loro questa tossica forma d'amore. Non so se lo amo o no, sono stanca perché la situazione è sempre complicata e non so perché non riesco a trovare l'amore così facilmente come gli altri. Loro lo trovano dappertutto. Volevo essere amata così tanto, quasi disperatamente, perché mi ha fatto sentire come mai prima. Non so se è stata l'esperienza nella sua singolarità, ma ricordo che ho quasi smesso di respirare. Mi manca e non so cosa l'abbia fatto cambiare così. Forse sono stata io. Purtroppo possiede un pezzo del mio cuore, mi hai lasciato una ferita, ma il vero problema è che io continuo a staccare la crosta ogni volta che questa cerca di cicatrizzarsi. Questo è il racconto di una ragazza che, finita la fase di love bombing, un processo in cui il manipolatore riempie di attenzione la vittima, inizia il distacco, facendola precipitare in un vortice di sensazioni che la travolgono. Non sapere essere riuscito a starti vicino, come tu mi rendevi facile fare, aver vacillato davanti ad un'incertezza, mi distrugge. Gli ultimi giorni con me sono stati, come dicevi tu, una lotta di logoramento, che col tempo ci avrebbe portato ad odiarci. Ma avrei preferito odiarti piuttosto che perderti. Perché ti ho lasciato andare? Perché sono stato accondiscendente nel sostenerti a pensare che allontanarci sarebbe stata la cosa migliore? Ma soprattutto, perché sono così? Cosa è cambiato in me? Perché sei diventato parte di me così velocemente? Non penso lo capirò mai, ma avrei preferito rimanere il bastardo che ero prima di te e che forse in fondo sarò sempre, esclusa la piccola parentesi di felicità che mi hai regalato. Colpevolizzarsi davanti a una situazione del genere è quello che molte vittime fanno, non rendendosi conto che le scelte, molte volte, non dipendono dalla loro accondiscendenza che è solo fittizia, ma dalla volontà del manipolatore stesso e che la loro felicità non può essere data da un'altra persona, ma deve partire da dentro. Non mi resi conto di essere innamorata fino a quando non mi accorsi di quanto mi feriva con i suoi continui sbalzi d'umore. È solo una gotta, mi ripetevo, posso tranquillamente fare a meno della sua presenza, dicevo, almeno all'inizio era così. Finché non l'è stato più, perché quando c'era lui mi faceva sentire ascoltata, apprezzata, speciale addirittura. Ma piano piano non è stato più così, anche dopo infiniti silenzi e qualche frase sgarbata io c'ero. Avrei fatto tutto quello che lui chiedeva solo per sentirmi apprezzata e solo per accontentarlo. Un giorno era la persona più gentile del mondo, il mio migliore amico. Quello dopo era una persona fredda e distante, ma nonostante ciò io lo amavo. In fondo doveva essere qualcosa che avevo fatto io a suscitare questo suo comportamento. Sicuramente avrò sbagliato qualcosa. Ma come avrei fatto a cambiare? Come avrei fatto a diventare la persona che lui voleva? Questo è l'ultimo esempio che riporteremo e che chiude un cerchio di testimonianze e di sofferenze che dimostrano che l'amore di cui tutti e tre hanno parlato non fosse nient'altro che un'illusione legata ad un tremendo bisogno di affetto che non può essere dato da una persona che in primis non ama realmente se stesso e che abbia per se stesso un sentimento improprio e distorto. Aver bisogno di affetto non è un crimine, né tantomeno un problema, ma non si deve cadere con una ricerca disperata di un partner o di una figura idealmente stabile all'interno delle nostre vite.
Spesso tendiamo a negare a noi stessi quello che stiamo subendo, pensando che queste circostanze possano riguardare solamente persone deboli. O forse pensiamo di non subirlo, di essere superiori al turbine in cui siamo finiti. Di stare fingendo, insomma, di stare passando questo momento. Poi però, ascoltando le storie degli altri, ci rendiamo conto che forse è qualcosa di più vicino a noi di quanto immaginiamo. Che si parli di un rapporto amoroso, amicale, ci rivediamo e pensiamo, ma forse sono io una vittima? Forse non è così impensabile che anche a me sta succedendo qualcosa del genere. L'importante a questo punto è non vergognarsi. Bisogna amarsi e cercare di superare questi ostacoli della vita è un modo per farlo. Come davanti a qualsiasi problema bisogna procedere e acquisire consapevolezza del proprio valore e di quello che si sta passando, che è un punto di partenza. Il secondo passo è parlarne con amici, parenti, insegnanti. L'importante è che se ne parli, così che gli altri possano sapere che stiamo soffrendo, possano essere consapevoli del nostro dolore e supportarci. Certo, non tutti sono persone qualificate per aiutarci in momenti del genere, ma aprirsi è un punto di partenza per rimuoversi in caso poi sia necessario per parlare con qualcuno di specializzato nel settore, come per esempio la dottoressa Filomena Drago. Serve anche consapevolezza di noi stessi, come accennavo prima, e del nostro valore. Meritiamo un amore sano che non ci consumi. Siamo già interi senza nessuno. L'amore deve aggiungerci qualcosa, darci qualcosa di positivo. Non andare a sgretolare la nostra stabilità fino a ricordare più nemmeno come erano posizionati i pezzi del nostro io. È un processo insidioso. Possiamo paragonarlo al camminare dei granchi. Spesso facciamo passi indietro. Uno di questi, per esempio, potrebbe essere il tornare con il nostro ex, perché ormai siamo abituati a vederli come una casa, un'abitudine, come un posto sicuro. Ma loro non sono la nostra casa. La nostra abitazione siamo noi stessi, è il nostro corpo. Su questo vorrei aprire una parentesi. Spesso finiamo per strumentalizzare il nostro corpo, usandolo come un avvio ad una relazione che ormai è passiva, con l'illusione che almeno sessualmente possa andare avanti e continuare. Ma il corpo è un tempio, ed una persona che accetta di non rispettarlo, come in primis purtroppo in questi momenti facciamo noi, non merita di averci. Nonostante questi passi indietro, la cosa più importante è non arrendersi in questo percorso. Una volta fatto il primo passo, acquisita perciò la consapevolezza, ci rendiamo conto che sarebbe troppo doloroso tornare indietro. Chiedete aiuto, prendete una posizione. So che fa paura, ma è solo così che si può tornare liberi. Prima o poi, con sforzi e aiuti, che sono fondamentali, si supera tutto. E tenetelo sempre in mente, meritiamo, ognuno di noi, un amore che ci faccia stare bene.